Allora, ragazzi, oggi siete chiamati ad eleggere il vostro rappresentante di classe, il vostro deputato. Sono pronto! Ciniglio, ma se tu hai più debiti che presenze. E proprio per questo sono perfetto per fare il deputato. Ti ricordo che sei anche pieno di rapporti. Professore, la vostra generazione per tanti anni ha eletto persone piene di condanne e mo' problema consiglio. Hai ragione. Abbiamo dato un pessimo esempio, ma non pensi che sia il momento di cambiare rotta? Vabbè, professore, è rotta da tanto anni, l'avessimo accungiato Allora, oltre Ciniglio, c'è qualcun altro che si candida? Io, prof. Mi farò promotrice del decreto pigiamini. Tutti a scuola in pigiama. Bellissimo, io voto lei, voto lei. E allora io rilancio. In classe col pigiama e caffè alla macchinetta gratis. Bravo, io voto lui, voto lui. Io faccio di più. Rimanimo a casa con pigiama e ho caffè gratis, c'ho fame a mamma. Io voto te, io voto te. Ragazzi, mi fa davvero piacere tutto questo interesse nella vita politica della classe. Le responsabilità prima di tutto, professore. Bravi. Però lo sapete che una volta eletti dovete partecipare a lunghissime sedute di gabinetto? Professore, me ne sono abituato, sono anni che faccio lunghissime sedute di gabinetto. E devo dire che chi vincerà dovrà partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a interagire e lavorare con altri professori. Buona, così ci zumbiamo pure qualche ora. E no, perché le sedute sono pomeridiane. E che fa? Anzi, meglio, così il giorno dopo siamo giustificati. E no. Perché non esistono giustifiche per questo, bisogna diventare dei bravi rappresentanti e anche dei bravi alunni. Allora, confermiamo le candidature? No, prof, io mi ritiro. Pure io. E chi mo fa? Ciniglio, sei rimasto solo tu. Ma che stai facendo? Professore, ho firmato le mie dimissioni. Wow, vai giù, siete durati meno dei biglietti di Blanco. E allora, ragazzi, nessun candidato? Carella, spento le luci. Professore, dietro di voi. Signori, a questo punto mi trovo costretto a scendere in campo per compensare all'incompetenza di questa grande massa di cialtroni. Delu, me l'hai fatto tu? Sì, l'ho registrato ieri, ti piace? Farò il governo delle tre S, ma prima, sicurezza. Ognuno di voi avrà la sicurezza di essere interrogato solo se preparato. Aiuto, mi ha convinto. Io lo voto, lo voto. La seconda S, sostituzione. Chi non mi vota sarà sostituito con un alunno del liceo scientifico di Canicattì. Aiutiamolo tutti, Nicola for president. E fatti il mezzo chilo di dignità. E la terza S? È la terza, che è l'ultima. Estatevi zitti, parlo solo io. Questo non per andare contro alla democrazia, ma per evitare che tutto questo diventi una bolgia, come la torre di Raffaele. No, è Babele, è la torre di Babele. Professore, abbiamo una cattedra libera in Arkansas che faccio la blocco. Oh, per carità, ritiro tutto e mi rimetto alle decisioni dell'aula. Allora, ragazzi, per mancanza di sfidanti, dichiaro eletto Nicola. Un attimo, mi candido anche io. Oh mamma, Cariello contro De Luca. Manco King Kong contro Godzilla ha fatto tanti danni. Ai, e se non li votiamo, uno ci manda a Canicattì. È nato gambusante. Ultima scheda. Carriera. Oh, Delu, non sono stata io, eh. Nemmeno io, Delu. Sono stato io. Non ho capito, ti sei votato contro. Professore, ma io sono ancora giovane. Professore, ha voglia di vivere. Quello si è innamorato. Si è fidanzato con Montanino. Statta zitto, sennò ti schiatti in rotta la macchina. Ma non ho la macchina. E allora ti schiatti che loro mezza. Ma non ho il mezzo. E allora ti accompagni a casa. De Luca, ma che cos'è questa aggressività? È arrabbiato perché oggi la sua anima gemella non c'è. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. E allora dichiaro, eletto. Con un voto contro zero, Davide Carriello. E allora, quale sarà il tuo primo provvedimento? Una riunione di gabinetto. Me la fate con calma, perché adesso dobbiamo riprendere la lezione, che è già la mia ora. No, prof. La riunione è adesso. Ebbene,
dammi almeno 5 minuti per dare l'assegno. Vabbè. Niente assegno. Carie, carie. Su, su, non fa passare la cena, ma...